Sono state presentate lunedì 13 novembre a Verona le 7 startup italiane selezionate per la prima edizione dell'acceleratore Food Seed, il programma incentrato su tecnologie innovative per l'alimentazione che fa parte della rete nazionale CDP Venture Capital. Food Seed è stato lanciato a marzo 2023 per promuovere l'eccellenza e l'innovazione nell'industria agroalimentare italiana, con il sostegno di partner promotori e co-investitori quali Fondazione Cari Verona, Unicredit e Eatable Adventures. L'acceleratore AgriFood Tech promosso oggi e che compie di fatto questa prima iniziativa, quella di presentazione delle startup selezionate, è stato un investimento molto importante di Fondazione, che ha avuto l'intuizione di portare qui a Verona questa importante partnership, mi viene da dire, innanzitutto perché Cassa Depositi e Prestiti insieme a Eatable Adventure costituiscono l'intelaiatura su cui poi le startup hanno sviluppato la loro progettualità, ed è molto importante perché il territorio veronese è sicuramente in termini industriali ma anche di ricerca un territorio favorevole dove si può instaurare appunto una filiera vera e propria. Quindi siamo particolarmente felici di essere arrivati a questa prima tappa, la presentazione di 7 startup che vengono oggi anche così presentate ufficialmente, ma soprattutto investite, perché grazie alla finanza riusciremo a sostenere la loro crescita. La sostenibilità è un tema chiave per il futuro e lo sviluppo di una banca come Unicredit, e in particolare però in questa iniziativa la sostenibilità è anche legata all'innovazione, al supporto alle nuove idee, e questa è una cosa che ci caratterizza da tanti anni. Lo facciamo con una nostra piattaforma che si chiama Unicredit Start Lab, che esiste da 10 anni, e in 10 anni abbiamo selezionato 8.000 startup, 500 delle quali abbiamo avviato un percorso di crescita. Essere qui oggi rafforza ulteriormente questo nostro legame sia verso la sostenibilità che l'innovazione, con il supporto che diamo a Food Seed, che è un'iniziativa che vuole nel settore food tech e agritech accompagnare nuove idee perché possano crescere, svilupparsi e avere successo nel tempo. Le startup hanno ricevuto ciascuna un investimento iniziale di 170.000 euro, con possibilità di un incremento fino a ulteriori 500.000 per le più performanti. Fra le 7 selezionate c'è Regrowth, che si occupa del monitoraggio da remoto degli allevamenti per ridurre le perdite animali e migliorare il controllo sulla trasparenza della filiera. Infatti quello che vedi qui è un sistema che si chiama zootecnia di precisione, che significa che tracciamo dal singolo animale una serie di comportamenti con questo hardware, in senso quando va a mangiare, come sta, quanto cammina, quanto cresce, sia lui sia tutti i suoi amici. Questo ci permette di individuare casi di malattie, casi di parassitosi, problemi di benessere, utilizzo di risorse, ovviamente dire all'allevatore: guarda, tratta prima questo gruppo lì, prima degli altri, altrimenti avrai un problema epidemiologico dentro. O in caso di filiera, questo allevatore usa meno antibiotici, ha un stato di benessere migliore rispetto a quello, merita di essere premiato, magari nel contratto di anno prossimo dallo 10% in più. Ovviamente il software rende tutto questo tracciabile e aperto, che permette anche la trasparenza quando parliamo di benessere animale, di sostenibilità di azienda o di indici sanitari di salute. Tutto quello perché? Perché è importante di ridurre la quantità di antibiotico, ridurre la quantità di risorse, migliorare il benessere animale fin dal primo posto di produzione, che sia l'allevamento.